Allora, nuovo mister del Castelbaldo Masi, quindi Nicola, partiamo subito con la prima domanda. Quali sono state le motivazioni che ti hanno convinto ad accettare la proposta del patron Ottoboni? Le motivazioni sono facili, sono quelle che mi hanno portato in questi 12 anni da quando ho iniziato ad allenare, che mi hanno portato ad andare avanti, a scegliere di allenare invece di giocare e ad investire tempo e tutto il mio tempo libero per provare ad allenare. E quindi quando è arrivata la proposta di una società così importante e così orgogliosa che vuole fare bene, una struttura importante, non potevo non dire di sì, insomma. Bene, allora ricordiamo, sei un mister giovane, classe 1990, che nella tua bacheca hai già due campionati vinti con la Juniores Nazionale del Legnago e un'esperienza l'anno scorso come secondo di mister Bagatti, sempre a Legnago. Nelle due esperienze che hai avuto, Nicola, che differenze hai trovato nell'allenare settore giovanile e prima squadra invece? E quindi le differenze sono state così. Una prima squadra si possono trovare soltanto, secondo me, nel fatto che il giovanile c'è a che fare con ragazzi tutti della stessa età, per cui hanno differenze di carattere, ma più o meno la mentalità sono tutti con cui confrontarsi più o meno nella stessa maniera. Nella prima squadra la differenza principale è che si ha a che fare con uomini, con dei ragazzi, con dei ragazzini, con dei fuori quota giovani, con dei ragazzi, con uomini esperti ultra trentenni. Quindi il rapporto con i giocatori cambia notevolmente, però insomma, grazie all'esperienza che ho fatto nella prima squadra mi ha portato ad avere, comunque secondo, non l'attore principale, ad avere un rapporto molto stretto con i ragazzi, con i giocatori. Quindi questo mi ha insegnato, mi ha fatto capire quello che loro vogliono, quello che loro pretendono, come a loro piace lavorare, cosa pretendono dall'allenatore, del primo allenatore. E quindi per questo alla fine dell'anno mi sono sentito, tra virgolette, pronto per poter affrontare anche una prima squadra, insomma. Bene, bene. L'ultima domanda, Nicola, Castelbaldo, Masi, siamo due paesi con 3.200 abitanti complessivi. Ricordiamo che c'è molto entusiasmo, allo stadio si va da un minimo di 300 fino anche a 600 tifosi, quindi nonostante i paesi appunto siano piccoli. Cosa ti senti di dire a tifosi e sportivi per seguire con passione da vicino anche l'anno prossimo la squadra del Castelbaldo Masi? Sì, fa un po' impressione, insomma, si arriva a Castelbaldo, è un paesino a metà fra tre province e in realtà appena si arriva al campo si sente subito la passione e l'orgoglio che si ha per il calcio e per la squadra del Castelbaldo. Ogni volta che si arriva al campo ci sono 20-30 persone lì che aspettano, che ti salutano, non ti conoscono ma ti salutano come se fossi uno di famiglia, e a vedere le partite, a quello che dicono, ci sono sempre, come dici tu, fra i 300 e i 600 persone, il 20% della popolazione del paese, e questa ti dà una voglia, una carica che non è ora di iniziare. Gli ultimi anni sono stati bene perché nel giro di 5-6 anni non hanno fatto altro che fare azioni e vittorie, l'anno scorso comunque è un campionato importante, sono finiti terzi, e quindi mi auguro di non deluderli e li invito a venire ancora più numerosi, perché quest'anno spero e credo che ci divertiremo ancora più degli altri anni. Bene, grazie Nicola, io ti ringrazio per essere intervenuto in questa intervista e soprattutto un grande in bocca al lupo, e speriamo di vederci presto in campo come parte attiva. Grazie ancora Nicola. Grazie a te Germano, forza Castelbaldo.